a mantenere alta l'andatura, comunque assorbiti i sette dal gruppo della linea. Allora la situazione, tre uomini al comando, il gruppo compatto. Ecco, peccato Gianni che non sia possibile effettuare delle interviste in corsa, perché sarebbe estremamente divertente sapere da Bugno cosa c'aveva da protestare, con chi ce l'aveva e che cosa significava questo scatto. Ma il regolamento delle corse ciclistiche vieta ai telecronisti, ai radiocronisti di effettuare delle interviste in corsa. Però, e qui mi rivolgo anche a Bulbarelli, qualora Buglio dovesse essere apportata, magari con un urlaccio cercare di sapere con chi ce l'aveva e che cosa significava questo scatto, saperlo magari anche dal direttore sportivo sarebbe evidentemente un motivo di interesse. Mentre vediamo che anche tra i tre battistrada non c'è più accordo, Casputis si rialza, anche Pierdomenico, anche Molinari ormai sono a livello di rassegnazione. Intanto ricordiamo che il Giro è arrivato qui a Matera nel 76, al termine della Cosenza-Matera, 207 chilometri. Vinse con 21 secondi di vantaggio, arrivo isolato per Johan de Muynck, che aveva Franco Cribiori come direttore sportivo. Il Giro lo vinse Gimondi. Nell'85 Foggia-Matera, vinse il portoghese Acacio da Silva, diretto da Dino Zandegu, che allo sprint superò Oste e Gavazzi. Oste era un belga, in rosa c'era Visentini, il Giro lo vinse Ino con un primo e 8 secondi su Moser. Mentre ecco ancora la microcamera nel cuore del gruppo, mentre il vantaggio dei tre battistrada è sceso a 40 secondi. Intanto avete visto con la mano destra, se è possibile dalla regia rifar vedere questa immagine, con il pollice Brignoli ha cambiato, ormai i manettini non esistono più, o se esistono ma non vengono più dettati dai corridori, e i cambi sono posti nel manubrio, c'è una levettina per spostare il... Intanto ecco, proprio rivediamo... Ecco, siamo tornati in diretta. Vedete quei manettini sulla destra? Ecco, con una levettina c'è la possibilità di cambiare i rapporti e mettere più agili, invece con un'altra che è posta proprio alla parte sinistra, ecco, vedete proprio come ha cambiato in questo momento, c'è la possibilità di mettere il rapporto più duro per le discese o per le pianure. Vedete proprio questo lavoro delle mani. È molto più semplice cambiare perché non c'è bisogno di togliere le mani dal manubrio. Ma vediamo che Cipollini con i suoi uomini in testa al gruppo, perché lo chiediamo a Gianni Cerqueti. Ecco Cipollini. Sì, si è esaurita la spinta, l'azione di forza della Brescia ed è Cipollini addirittura, in quello che fino a qualche metro fa era un tratto in salita, a condurre il gruppo dietro di sé due compagni di squadra, mi sembra di vedere Gotti e Savoldelli. Io penso che Cipollini sia fermamente convinto delle possibilità di far sua questa tappa. Lui aveva dato appuntamento dopo il successo di Frascati a Lecce per quanto riguardava i suoi tifosi ed una prossima vittoria, ma mi sembra che lo sviluppo di tappa incoraggi le sue ambizioni, le sue speranze. In questo momento siamo a meno di 40 secondi di distacco tra i fuggitivi e il gruppo. A te la linea. Analizziamo questa situazione. In testa al gruppo vedete Cipollini, nella sua scia c'è Gotti, in terza posizione Savoldelli. Savoldelli è un finisseur, sembrava che non stesse molto bene, che fosse costretto ad usare degli antibiotici, però è uscito molto bene dalla tappa di ieri e adesso è in terza posizione. Potrebbero Cipollini e Gotti tentare, siamo a 25 km a conclusione, di lanciare, ecco qua, 25 km a conclusione, lanciare un contrattacco del bergamasco Savoldelli. E perché no? Mentre sono c'è la anche maglia... Pagnini con la maglia azzurra. E perché no? Difatti Cipollini adesso è in testa, la Brescia si è tolta perché il problema erano quei sei uomini che stavano inseguendo i primi tre. I primi tre ormai li tengono sotto controllo, li tengono lì a bagnomaria, li possono andare a prendere quando vogliono. Infatti hanno soltanto 23 secondi, mentre vorrei ricordare che il ritardo di Paolo Savoldelli, che è quinto in classifica, quindi possiamo proprio dire un malato immaginario alla Molière, malato immaginario, ha soltanto 57 secondi di ritardo, quindi potrebbe essere l'uomo che cercano di lanciare gli uomini della Saeco. Mini spot.
tuo. E siamo nuovamente in onda. Savoldelli è sicuramente in non perfette condizioni fisiche, non è che faccia scena, però è veramente un duro, un bergamasco delle valli. Infatti il direttore sportivo Salutini pensava che ieri si staccasse, così non è stato, ha tenuto duro ed è arrivato addirittura con Gotti, anzi negli ultimi 3-4 km è stato lui a condurre l'inseguimento con Gotti Cipollini a ruota. Cipollini sempre in testa, con Fagnini in seconda posizione. Oggi la Saeco potrebbe avere queste due chance, se Cipollini si staccherà potrebbe giocare la carta Savoldelli, che è un ottimo finisseur e questi ultimi chilometri potrebbero favorire un suo eventuale attacco, perché l'ultimo chilometro, i primi 500 metri di quest'ultimo chilometro sono in leggera salita e quindi potrebbe eventualmente attaccare. Un Savoldelli che si è ripreso, adesso l'abbiamo visto proprio insieme ai compagni di squadra davanti, però sarà un finale stupendo, bellissimo, perché ci sono queste, tutte queste tattiche. Abbiamo visto la Brescialat che ha, si è visto chiaramente che vuole puntare al successo con Piccoli, l'Asics, che Bartoli adesso è Sornione, lì in mezzo al gruppo, ha speso tanto in questa prima settimana, ma è stato uno dei grandi protagonisti, è riuscito a ottenere la maglia rosa, l'ha persa, ma non si dà per vinto e difatti il terzo posto all'Intergiro la dice lunga sulla sua voglia di riconquistare questa maglia rosa. Bartoli che sta diventando una delle figure principali di questo Giro d'Italia, è veramente un bene il suo ritorno dopo, perdono la prima volta. Contatto i tre uomini al comando, ma non perdono la voglia di continuare. Cosa succede in coda, Auro? C'è qualcuno che si stacca? Ecco Cipollini intanto. Auro. Nessuno si è staccato, devo segnalare un episodio riguardante Leoni. Leoni è rimasto a lungo colloquio con il proprio direttore sportivo Miozzo. Poi è rimasto in coda al gruppo per qualche chilometro, poi sono tornati due compagni di squadra di Leoni e pian piano in tre stanno risalendo, tre uomini ballan. Io stamani ho parlato con Colombo e mi ha detto: se Leoni si sente bene correremo per lui, e Leoni da quanto sta facendo vedere si sente bene. Ecco, vogliamo puntualizzare un po' la posizione delle braccia e come si muove il cambio. 80 all'ora ci conferma Giovanni Bruno. Difatti abbiamo visto Brignoli ogni tanto abbassarsi per avere una posizione migliore. Vedete quelle levette sulle manopole dei freni all'interno? Quello è la leva per mettere il rapporto più impegnativo, mentre dietro la levetta del freno c'è un'altra più piccolina, quella invece dà la possibilità di mettere un rapporto più leggero. Tutto si viene fatto. Vogliamo ricordare che il cambio era proprio nella parte terminale del manubrio ed era quella, ecco, perfetta questa inquadratura, ed era quello usato dai velocisti, oppure sul tubo. Ecco qua la puntualizzazione con Cipollini del cambio. Sentiamo Cerqueti. Ci sono ormai soltanto 100 metri fra i tre fuggitivi e il gruppo che è sceso a 80 all'ora. Lavoro della Saeco: Fagnini, Cipollini, Gotti e Savoldelli vedono ormai i tre fuggitivi, 100 metri tra i tre fuggitivi e il gruppo a Telalina. E intanto vogliamo ricordare che la fuga del terzetto è durata 65 chilometri. Dal 143esimo siamo ormai a 20 chilometri alla conclusione, termina questa bellissima azione del terzetto composto da Pier Domenico, Casputis, Molinari. Gruppo compatto con Cipollini, con Savoldelli, con Fagnini e con Gotti nelle primissime posizioni. È praticamente la Saeco Cannondale che sta guidando il gruppo. Ed è anche qui strano che sia Cipollini a tirare. Di solito Cipollini rimane in coda al treno della propria squadra per sfruttarne la scia. Adesso è lui che sta tirando, o che è stanco, quindi non se la sente di fare la volata e quindi sta lavorando per i compagni di squadra. Attenzione, perché Fagnini è sì quello che tira le volate a Cipollini, però lui stesso è veloce ed ha vinto delle corse in volata, o altrimenti stanno cercando di portare Savoldelli nella posizione migliore. Ricordiamo che Fagnini veste la maglia azzurra che contraddistingue il leader dell'Intergiro, quella rosa leader della classifica generale, quella ciclamino quella leader della classifica punti, quella verde leader
del Gran Premio della Montagna, mentre vediamo Faresin, ecco ancora Bugno nelle primissime posizioni. E prima abbiamo visto Mario Scirè andare a chiedere delucidazioni a Mario Cipollini. Attenzione che sta arrivando l'ammiraglia, l'ammiraglia passa, forse vorrà dare qualche nuova disposizione tattica. Sì, probabilmente adesso in vista del traguardo dovranno decidere la tattica. Scirea è andato proprio, adesso è proprio Calcaterra che sta chiedendo al direttore sportivo Salutini e Claudio Corti, manager della squadra, team manager della squadra, le eventuali mosse. E attenzione che però, ecco, arriva l'ASICS sempre con Copallillo, mentre attenzione perché Cipollini si è portato nella scia di Fagnini, maglia azzurra, quindi sta un po' più coperto. Allora, misura del telaio di Cipollini 56x58. Rispetto al passato ci sono telai molto più raccolti e con il tubo reggisella molto più alto. Questo per avere maggior vantaggio nella rigidità. Più il triangolo, cioè quello, i tre tubi principali è piccolo, più c'è rigidità, quindi meno dispersione di forza, di energia, ed è il telaio più pronto allo scatto. Quindi si cerca di avere un triangolo più piccolo ed è per questo che Cipollini ha un telaio 56x58. Cosa sono queste due misure? Sono quella del tubo piantone 56, cioè dal movimento centrale all'intersezione del tubo orizzontale, e il tubo orizzontale. Quindi telaio molto raccolto per lui. Bugno sta sciogliendo i muscoli e siamo in mezzo al gruppo per Gianni Bugno. Ed ecco appunto Gianni Bugno. Da Gianni Bugno passiamo a Salutini, che è con Auro Bulbarelli. Eccoci con Antonio Salutini, state preparando il finalone. Ma diciamo che l'arrivo non è molto duro, però la tappa è stata molto dura, e quindi bisogna vedere se Mario riesce a tenere su questa salita, perché non è impegnativa ma è lunga. Ok, grazie Salutini. Allora siamo in fase interlocutoria e ne approfittiamo per un mini spot. Attenzione, c'è una caduta, c'è stata allora, una caduta. Auro, se sei da quelle parti, ecco, vediamo un po' cosa è successo. Mi sembra Casa Grande a quello. C'è una caduta, c'è Cenghialta che è caduto proprio nel fosso, e c'è un atleta anche del team Polti, mi è sembrato salvato a terra, non dovrebbe essere Giacomelli, Lanfranchi, nulla di grave. Salvato. Comunque sono caduti in sei. Ecco, Cenghialta, Giacomelli, salvato, eccolo qua che ha una ferita all'arcata sopraccigliare. Poi Giacomelli, Lanfranchi, il bergamasco, sì, l'ho appena Lanfranchi detto. C'è, è ripartito. Ecco, c'è Lafis, il campione svedese, poi c'è un corridore tutto, sì, infangato. Cenghialta. Ed è Cenghialta, mentre il corridore che vedete ora è inquadrato. Cenghialta è proprio caduto nel fosso. Ecco, mentre il corridore che ora vedete inquadrato è salvato, che è stato per due volte campione del mondo. Eccolo là, Cenghialta. Una caduta nel fosso, molto fango, ma per fortuna nessuna abrasione o ferita, mentre mi sembra che il più malconcio sia proprio il veneto. Ecco, accanto a lui c'è il professor 13, il veneto Christian Salvato, che è stato due volte campione del mondo nella 100 km cronometro a squadra. Bruno Cenghialta, sporco naturalmente, fango da tutte le parti, mentre la regia ci ripropone questo scivolone nel quale, ecco, vedete proprio Cenghialta è stato quello che è volato nel fosso, ripeto, si è un po' sporcato, ma forse ha evitato, c'è anche Aparicio. Dall'altra parte della strada c'è anche lo svizzero Jäger. Allora, ecco qua Cenghialta, ripeto. Lo svizzero Jäger è ripartito in questo momento, anche lui ha preso una botta al gomito sinistro e sanguinante. Allora, ferita lacero, contusa all'arcata sopraccigliare per Christian Salvato, punti gli vengono messi dal professor 13, ricordiamo indubbiamente il più malconcio, il più sporco. È ripartito Cenghialta. Mentre Cenghialta riparte
si è fermato anche, vediamo, il team manager Stanga, lo vedete quel signore di spalle che sta collaborando con il professor Tredici, non è un medico ma è il team manager, è lui che aiuta il suo corridore, lo ha abbondantemente incerottato per questa ferita lacero contusa all'arcata sopraccigliare. Il più malconcio salvato, il più sporco Cenghialta, ma ripetiamo, proprio grazie al tuffo nel fosso Cenghialta ha evitato abrasioni, mentre ancora l'australiano White al contrattacco, quest'uomo di Amore Vita Forzarco nella formazione di Ivano Fanini anche l'altro giorno aveva tentato di lanciarsi al contrattacco. Sì, è uno che tenta nei finali questi allunghi. Vediamo che allunghi. Salvato ha delle abrasioni anche nel fondo schiena. Ha dato una bella botta, stavano andando forte, una caduta. Cenghialta è andato a questo punto, è andata bene perché è caduto nel fosso, mentre invece per Salvato deve aver dato una bella botta sull'asfalto. Adesso cercherà di raggiungere il traguardo per poter ripartire domani. Adesso gli hanno sistemato, la meno peggio, questa ferita. Probabilmente dopo l'arrivo andrà all'ospedale per sistemare tutto. Ecco, mentre Matthew White è all'attacco, sentiamo chi sta organizzando, chi tenta di organizzare l'inseguimento, mentre vedo che Salvato non è ancora ripartito. Cerqueti, a te la linea. Sì, lasciamo andare via Matthew White, siamo andati a prendere un riferimento cronometrico, ha guadagnato in pochissimo spazio 18 secondi di vantaggio. Ora ci fermiamo e attendiamo l'arrivo del gruppo. In precedenza c'era stato un grande lavoro della Mapei Bricopì con 6 o 7 elementi, ma anche Zulla aveva mandato avanti diversi dei suoi. A te la linea. E siamo a 15 km dalla conclusione con Matthew White al contrattacco, mentre, attenzione, Salvato è ripartito. Auro. Prova di coraggio di Salvato. Io ho avvicinato il professor Tredici, mi ha detto che l'unica ferita preoccupante è quella all'arcata sopraccigliare. Come vedete, non so se si è inquadrato in questo momento, comunque Salvato pedala regolarmente. È proprio la ferita alla fronte, all'arcata destra. Il professor Tredici interviene adesso in movimento, un po' come fece con Pantani l'anno scorso a bordo dell'auto cabriolet. E Tredici continua con le medicazioni. Salvato comunque prosegue, ha perso almeno 4-5 minuti. Ed ecco White, mentre sentiamo dal professor Fagnani, che è del Policlinico di Milano, per hobby si occupa del servizio informazioni. Ecco, quanti punti dovranno dare a Salvato? Ma mi sembra un po' difficile dare una valutazione solo dalle immagini, però sicuramente almeno una decina di punti di sutura ci vorranno all'arcata sopraccigliare. Poi bisognerà valutare anche l'eventuale trauma cranico. Ed eccoci con Pantani. Davide Cassani suole dire che quando Cassani si leva il berrettino ha voglia di farsi vedere. Lo ha fatto anche ieri, poi questo signore con la maglia rosa ha messo tutti d'accordo, erano scattati tutti i big del nostro ciclismo, poi lui li ha presi in contropiede ed è andato a vincere. Cosa significa questa levata di berrettino da parte di Pantani oggi? Ma gli dà fastidio a lui il cappellino, mentre quindi sono gli uomini della Vini Caldirola Londoni Sport in testa del gruppo. A lui dà fastidio il cappellino e soprattutto negli ultimi chilometri preferisce toglierlo e difatti l'ha tolto. Bisogna stare attenti perché c'è il rischio di insolazioni. Dario Frigo 3-4 giorni fa ha avuto questo problemino perché il calore, il sole possono portare. Bisogna stare particolarmente attenti e ripararsi o col cappellino o col casco, mentre adesso è Siboni che si riporta sui battistrada, poi ci sono ancora gli uomini, ecco Coppolillo, c'è Tani con Coppolillo in testa al gruppo, condizioni atmosferiche ideali però fa caldo però fa caldo. Ecco, intanto attenzione, seguiamo l'azione di Zulle, attenzione Zulle, la maglia rosa senza compagni si porta di persona in testa al gruppo, seguiamo l'azione di Zulle, mentre sono gli uomini, attenzione ancora Zulle, è andato in testa per vedere, per controllare se tra
gli uomini in testa ce n'erano alcuni interessati alla classifica generale, mentre Cendialta, notevolmente imbrattato dal fango della caduta, si sta riportando in coda al gruppo. Vediamo Sgambelluri, mentre c'è il ritiro di Giacomelli, di Sandro Giacomelli, di Amore e Vita Forza Angore, che era rimasto coinvolto nella caduta. Quindi prima vittima della caduta che abbiamo visto in diretta, quella di Giacomelli, costretto al ritiro. White al comando, 23 secondi nei confronti del gruppo in testa al quale, nella scia di Vladimir Belli, c'è Alex Zulle. Eccolo qua, tranquillo, deconcentrato. Eccolo qua, vediamo che Belli scuote la testa anche Zulle. Perché? Non lo so, perché Belli è l'ombra di Alex Zulle. Anche ieri è stato preziosissimo Vladimir Belli, perché ha sconsigliato di inseguire immediatamente Bartoli e Pantani, l'ha lasciato lì, è andato lui a tirare, a fare l'andatura, e poi quando gli ha dato il via Zulle è partito. Veramente prezioso Vladimir Belli, anche perché Zulle è la prima esperienza al Giro d'Italia. White al comando, Zulle protesta. Gianni, si riesce a capire per quale ragione Zulle sta protestando? Con chi ce l'ha perlomeno? Guarda, Zulle in questo momento è intorno alla 20ª posizione. Davanti al gruppo ci sono Strazzer, Van Bond e Shinto, dietro al quale c'è Bartoli con la maglia ciclamino. Zulle è insieme ai suoi e segue Vladimir Belli. Dietro a Zulle c'è Savoldelli e ancor prima Ivan Gotti. Abbiamo approfittato di questa concessione da parte dell'organizzazione della giuria per dare un'occhiata. Siamo intorno alla 20ª posizione ed è un tratto di leggera salita, e è significativo forse anche il movimento di Strazzer, numero 59, ottimo velocista, a te la linea. E abbiamo visto nella scia di Strazzer, Gonciar, Casagranda, mentre ora è inquadrata la microcamera posta sulla bice di Brignoli, gigantesco gregario, compagno di squadra, luogotenente. Qual è il termine più giusto oggi dopo quello di capitano? Ma ci sono compagni, sono gregari, sono aiutanti. Fra l'altro Brignoli è quasi cognato di Pavel Tonkov. Spiega perché a questo sono... punto. Sono due sorelle spagnole di Madrid, una è sposata con Tonko, l'altra probabilmente si sposerà con Brignoli. Gruppo ancora tranquillo, il ritardo è di 30 secondi. Auro, cosa succede in coda? E quelli rimasti coinvolti nella caduta a che punto sono, mentre vedete White, l'australiano, in testa al gruppo? Guarda, in ultimissima posizione purtroppo c'è Cristian Salvato, che ha ancora l'ambulanza al fianco e sta andando molto piano ed è staccatissimo, 5-6 minuti di ritardo. Poi si è formato il gruppetto con Casputis, Molinari, Cenghialta, Jäger e Giacomelli. Sono in 5 a 2 minuti e mezzo dal gruppo. Scusa, puoi controllare perché Giacomelli era stato dato come ritirato da Radio Informazioni. No, l'ho visto io pedalare assieme a Casputis, Molinari e Jäger. Ed eccoci ancora con White, con l'australiano White, vento contrario per l'atleta australiano, mentre gli statunitensi, dopo Greg LeMond e Amstin, non hanno più presentato un campione di primo piano. Gli australiani continuano a sfoderare non solo pistard ma anche ottimi passisti. Hanno un'ottima scuola della pista, vincono tanti campionati del mondo nella categoria under 23, nella categoria juniores. Sono un po' meno forti su strada, però stanno curando anche questo settore, soprattutto in vista delle Olimpiadi che si disputeranno a Sydney nel 2000, e difatti soprattutto la scuola della pista ha preso sede in Toscana per preparare al meglio questa
questa stagione, quella del 2000 per le Olimpiadi. 34 secondi il vantaggio dell'australiano White nei confronti del gruppo e a questo punto spot pubblicitario. Siamo a meno di 10 km dalla conclusione, la situazione, ecco qua, White al comando, ha un vantaggio di 27 secondi nei confronti dello spagnolo Buenaora. In coda cosa succede, Auro? Allora, Salvato prosegue anche se molto staccato, Giacomelli dopo essere ripreso ha abbandonato, non ce l'ha fatta, lussazione alla spalla sinistra. Evidentemente Radio Informazioni quando l'ha visto fermarsi l'ha dato come ritirato, poi ha ripreso a pedalare e dopo qualche chilometro davvero non ce l'ha più fatta. Ha anticipato il ritiro, mentre c'è Faresin, esatto, che scatta. Allora Gianni in testa. Allora, dopo lo striscione di 10 km, quando abbiamo preso il rilevamento, cioè 27 secondi di vantaggio di White sul gruppo, è scattato Buenaora che insiste nella sua azione, poi ha cercato di riportare su Buenaora il gruppo Faresin, campione d'Italia. Adesso tra il gruppo e Buenaora ci sono 30 metri, mentre insiste nella sua azione il numero 177 della Vitalizio Seguros, che vede a 150 metri White. A te la linea. E in testa al gruppo c'è Velo, poi Faresin, poi ecco Gualdi al comando, sempre White con questa situazione mini spot. Ritorniamo in cronaca diretta sempre con l'attacco di White, mentre ora vedete Buenaora, lo spagnolo, all'inseguimento dell'australiano. Ecco Faresin, poi c'è anche al comando, c'è sempre Faresin che scatta con White, poi Buenaora. Ecco Faresin, il campione d'Italia, al controattacco. Faresin che aveva conquistato la maglia nazionale, 9 km da conclusione, che aveva conquistato la maglia nazionale l'anno scorso a Larciano, campionato italiano che quest'anno si disputerà invece a Bergamo il 5 luglio. Allora White all'attacco, Faresin al suo inseguimento mini spot. Ritorniamo in cronaca diretta, siamo ormai in vista del Gran Premio della Montagna, siamo già a Matera in via Lucana, Gran Premio della Montagna, siamo a quota 415. Gianni, cosa succede? Ecco White inquadrato al suo inseguimento. White, sì, White, White al suo inseguimento Faresin. Sì, White sta soffrendo, sta dando il massimo, ma anche controvento in salita. Faresin respirando spesso a bocca aperta, in pieno sforzo, si era portato a 10 secondi, ora sembra aver un po' rallentato la sua azione, non molla White, a te la linea. Ed ecco inquadrato Faresin al suo inseguimento, ecco che sta arrivando Buenaora, poi è Chepe Gonzalez ora, Chepe Gonzalez, l'altro colombiano vincitore l'anno scorso del Gran Premio della Montagna, Chepe Gonzalez che era andato all'attacco due giorni fa, poi era caduto in salita. White, Chepe Gonzalez, Faresin, eccoci ormai in vista del Gran Premio della Montagna. Sì, siamo nell'ultima salita, quella che abbiamo descritto in precedenza, mancheranno ancora un paio di chilometri, adesso c'è bagarre, però c'è vento contrario. Vento contrario, White sta faticando, anche Faresin un po' in affanno, sta facendo fatica a tenere la ruota di Chepe Gonzalez, che è un ottimo scalatore, l'anno scorso maglia verde al Giro d'Italia. 8 chilometri alla conclusione con White, l'australiano ormai a un chilometro dal Gran Premio della Montagna, scatta, ecco la caratteristica azione dello scalatore puro, il colombiano Chepe Gonzalez. Ieri è caduto in salita, ha avuto un problemino al gomito, però non gli dà noia perché è qui che sta scattando un Faresin in difficoltà, mentre White sta per essere raggiunto. Foratura di Savoldelli. Brutto posto. E siamo accanto a White. White che sta conquistando meritatamente il
Gran Premio della Montagna, mentre dopo la foratura Savoldelli ha ripreso. Intanto questi forconi sono dipinti sulla strada dal diavolo tedesco, che si piazza sempre a 5 km dalla conclusione. Lo vedremo sulla destra, eccoci con Cepe Gonzales. A circa 7-8 secondi di distacco Cepe Gonzales, siamo in vista del Gran Premio della Montagna, poi ci saranno 6 km pianeggianti, saliscendi, poi il traguardo qui a Matera. 4 secondi soltanto il vantaggio di White, a questo punto meriterebbe di poter conquistare almeno questo parziale traguardo. 100 metri dividono White, l'australiano, dal Gran Premio della Montagna di Matera, quota 415 dalla vetta, si fa per dire, del Gran Premio della Montagna. 4 km. Allora, nell'ordine, White vince, Gonzales in seconda posizione, poi ecco praticamente il gruppo in lunga fila indiana, transita con un ritardo di 10 secondi, Faresin è stato riassorbito. Allora, uno sprint? Ma non lo so se ci sia uno sprint, ho visto prima Bugno tirare a tutta in salita, gli uomini anche della Brescialat, anche Belli con Azzulle nelle intanto vicinanze. Intanto è Bugno che a 8 secondi conquista la terza moneta. Allora, primo White, secondo Cepe Gonzales, terzo Bugno a 8 secondi. Il gruppo è ormai nella scia dei due battistrada, scattano gli uomini della Polpa. Savoldelli ha forato in un brutto momento, stanno andando fortissimo e diventa difficile per lui rientrare, può farcela però dovrà spendere tanto, forse lo aspetteranno i compagni di squadra, ma non tanti perché devono difendere anche la posizione di Gotti, mentre è uscito un corridore della Polti, Leblanc che ieri è scattato anche ieri, adesso è sempre qui nelle prime posizioni, ma anche, vedete, ecco Bartoli con la maglia Ciclamino in quarta posizione. Linea Bulvarelli, cosa succede in coda? Ritiri, cadute? No, il gruppo naturalmente si è spaccato, ci sono 40-50 atleti a un minuto dal gruppo dei battistrada, sono dei velocisti, non ci sono uomini di classifica. Savoldelli è rientrato grazie all'aiuto di Padrnos e adesso assieme, ovvero Padrnos e Savoldelli, stanno risalendo. Cipollini dov'è? Nel primo gruppo o nel secondo? Io nel secondo non l'ho visto, Davide. Quindi è nel primo gruppo, potrebbe essere una possibilità per lui, è riuscito a stare nel primo gruppo, anche se adesso ci saranno continui attacchi, il percorso lo permette perché non c'è discesa ma pianura con qualche saliscendi. Non molla White, mentre vediamo che sono gli uomini della Mercatore che si stanno impegnando in testa al gruppo. Sì, è sempre velo con Nicola Loda a ruota, Mercatone 1 Bianchi che attacca con Avelo che è Fene andato Loda fortissimo. Sono andati molto forte in queste prime tappe, in questa prima settimana. Poi c'è Frigo che secondo me ha livello, piazzamenti, è indubbiamente l'atleta che più di ogni altro si è dato da fare. Allora, Bulvarelli conferma che Cipollini è nel primo gruppo. Attenzione, Frigo in classifica generale, un ritardo di un primo e 4 secondi. Frigo che si è impegnato alla grande per favorire la vittoria di Savoldelli al Giro del Trentino. Frigo che è sempre stato tra i protagonisti di tutte le classiche d'inizio di stagione. Allora, Velo, Loda, li vedete in testa al gruppo, mentre ormai siamo nell'abitato di Matera. Siamo ormai in vista del triangolo che indica l'ultimo chilometro. Parlaci di questo finale, di questa strada dove si disputerà. Siamo a 5 chilometri dall'arrivo, io ho visto benissimo gli ultimi 3 chilometri, si arriva da una discesa, c'è un paio di curve, intanto è Colombo, ecco Colombo che ha tentato un attacco ma non era pronto, è stato un mezzo attacco, difatti non ha creato selezione, vediamo anche Miceli in terza posizione, adesso c'è questo attendismo da parte di tutti, però Colombo sta continuando e potrebbe eventualmente partire un'altra volta Nicola Loda che è in terza posizione, però no, ci sono tanti uomini dell'Asics al comando, vedete Bettini. Ecco, con attenzione perché in quinta posizione eccola Michele Bartoli nella scia di Bettini. Bettini facilmente riconoscibile dalla maglia verde, Bartoli da quella Ciclamino, mentre questo
in prima posizione Lele Colombo, mentre ecco che arrivano gli uomini, è Furlan, eccolo qua, Giorgio Furlan, attenzione, Furlan e Lele Colombo, due uomini che hanno praticamente vinto nella prima parte giro della Calabria, giro della Sardegna e poi Milano Sanremo, due carriere parallele che si sono fermate improvvisamente e che ci auguriamo dopo il trionfo nella Milano Sanremo di rivederli alla grande. Intanto sta piovendo, è sempre Lele Colombo in testa e vogliamo ricordare che qualora Bartoli riuscisse ad aggiudicarsi la tappa ritornerebbe in maglia rosa, in quanto che grazie ai due secondi di Abuono che ha vinto nell'intergiro è soli a 11 secondi da Zulle, quindi uno sprint interessantissimo non solo per conoscere chi sarà il vincitore parziale ma perché potrebbe, uso il condizionale, riportare in vetta alla classifica generale Bartoli. 3 chilometri alla conclusione con Canzoneri in prima posizione, con Loda in seconda, Bettini in terza, Konishev in quarta, poi ecco Cipollini nelle primissime posizioni, eccolo là nella scia di Leoni. C'è anche Magnusson, ci sono due o tre velocisti, adesso c'è un corridore che sta tentando di evadere dal gruppo, però non è molto convinto, adesso mi sembra ancora Furlan, ecco Furlan che si porta al comando, anche Konishev, attenzione perché Konishev è abbastanza veloce e ha vinto delle tappe al tour, tappe al giro, era considerato il capo carismatico di quella nazionale dell'allora Unione Sovietica che arrivò trionfalmente in Italia con Ugrumov, con Cmil, con il giovanissimo Berzin. Ecco, adesso c'è questa curva. E con Abdujaparov. C'è questa curva a destra, poi ritornano subito a sinistra, ancora in discesa, poi ci sono a 1500 metri un'altra curva, uno strappo, una volata tiratissima, però Cipollini è piazzato benissimo, anche Leoni è piazzato molto bene, lo vedete con la maglia grigia davanti alla maglia rossa di Cipollini e Magnusson sulla ruota. Siamo di Cipollini. Siamo a 2 chilometri dalla conclusione, Cipollini lo vedete, il gigantesco Cipollini, maglia rossa con fascia bianca, attenzione, c'è lo svedese Magnusson, maglia rosso-nera che lo marca da presso, ma c'è anche Baldato nelle prime posizioni, quindi uno sprint tutt'altro che aggiudicato, mentre vedete Bartoli in decima posizione, sono gli uomini della Mercatone che lanciano lo sprint, e Fontanelli che sta scattando, Loda lo va a riprendere, siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro, eccoci qua, ultimo chilometro nella scia dei due battistrada, si è portato anche l'Afis mentre noi ci portiamo verso la balaustra per poter vedere dal vivo questo sprint. Sta andando molto bene Fontanelli, sta guadagnando, c'è un attimo di attesa dietro, c'era anche Konishev, suo compagno di squadra, mancano ormai 600 metri al traguardo, tra 100 metri finirà la salita, ecco adesso stanno svoltando e ci sono gli ultimi 500 metri in rettilineo, Bartoli in seconda posizione, ma Fontanelli ha ancora 50 metri di vantaggio, 50 metri quando mancano 300, ecco 500 metri adesso all'arrivo. Ed eccoli che stanno per imboccare il rettilineo finale con il romagnolo Fontanelli in prima posizione, lavorano gli uomini, ecco Piccoli in seconda posizione, poi c'è Bartoli in terza posizione, eccoli ormai ai 150 metri con il vento che soffia in senso contrario, sta uscendo Cipollini è al centro, ormai Cipollini in testa, è Cipollini che vince con Edo in seconda posizione, poi c'è Baldato, poi c'è Magnusson, poi c'è Martinelli, Pantani a centrogruppo, eccoci con a centrogruppo Faresin, Forconi, poi Cattai, il campione della Danimarca, poi ecco Colombo, chiude il gruppo Federico Profeti. Riportiamoci davanti al televisore per analizzare questo sprint. Seconda vittoria, mentre ecco che arriva
staccato, leggermente staccato, Carlo Marino Bianchi dell'ASICS CGA. Allora, Cipollini ha creato il proprio sprint, ha lanciato il proprio sprint quando praticamente non ci credeva nessuno. Lo avevamo visto in testa al gruppo in un tratto in salita, avevamo, ecco che la regia ci ripropone lo sprint, e avevamo detto che Cipollini era in testa a fare il gregario a qualcuno. Ma sentiamo subito Cipollini al microfono di Gianni Cerquetti. Mario Cipollini aveva detto dopo il successo di Frascati che il prossimo appuntamento era Lecce per quanto riguardava i suoi tifosi e una sua vittoria, e invece ha vinto anche oggi. Raccontaci allora questo successo. E chi se lo immaginava di vincere oggi? Assolutamente no. Avete visto che prima di imboccare l'ultima salita stavo cercando di coprire Gotti per portarlo fuori dalla confusione. Ecco, hai fatto un grande lavoro, anche in testa al gruppo, anche se con lunghi tratti di discesa, però nascevano degli interrogativi, come mai sta lavorando lui così tanto in testa? Voglio dire, stare primo, quinto, quindicesimo cambia ben poco, cercavo di portare Ivan fuori dal traffico e dalla confusione. Poi a un certo punto, a 20 km dall'arrivo, mi ha affiancato Scirea e mi ha detto: guarda che è meno dura questa che quella di Frascati. E sull'ultima salita ho sentito che praticamente avevo la gamba veramente eccezionale per quelle che sono le mie caratteristiche, e ho detto: proviamoci. Ecco, la certezza della vittoria quando l'hai avuta? Secondo Baldato. La certezza della vittoria l'ho avuta quando a 300 metri ho visto Bartoli che è partito e praticamente mi stava tirando la volata. Ieri era la ruota di Leoni, ma gli sono partito da dietro, mi sembra, senza grossi problemi. Collezioni un altro successo al Giro d'Italia, sei lo sprinter più forte del mondo, tra l'altro fuori gruppo, fuori corsa, ormai anche altri velocisti, Minali, Blyle Evans, altre possibilità di successo per te al di là della tua forza? Ma sicuramente domani è un'altra opportunità per noi, oggi è piovuta dal cielo proprio come un grande regalo, però ripeto, sento che la mia condizione sta crescendo, 240 km salita in finale e un velocista che riesce a tenere è già dimostrazione di una grande condizione. Grazie a Cipollini. Gianni, scusa, visto che hai Cipollini, tienilo un attimo, sì. Perché mi sembra sia il caso di far notare come Cipollini non sia stato oggi al coperto, ma sia andato là nelle prime posizioni, l'hai fatto notare, con una salita che prevedeva uno strappo nel finale, con una tappa che prevedeva Gran Premi della Montagna, quindi Cipollini ha cambiato non solo il modo di interpretare la corsa, ma anche di interpretare la volata. Ecco Mario, 23esimo successo per te al Giro d'Italia il 23 di maggio, chiedete Zan, è una vittoria speciale, in parte l'abbiamo già affrontato questo argomento, perché l'hai ottenuta avendo fatto un lavoro diverso nei chilometri che precedevano l'arrivo, cioè impegnandoti in prima persona, cosa che altre volte si è vista meno, è quindi una vittoria molto molto particolare? Ma è una vittoria regalata, sicuramente. Diciamo che mi sono divertito perché sono entrato nei ruoli del vincitore soltanto negli ultimi chilometri. Prima assolutamente non me lo sarei neanche immaginato, altrimenti mi sarei gestito diversamente durante la gara. Perché poi abbiamo visto che hai messo davanti Fagnini, ti sei messo dietro a Gotti, cioè hai creato anche, no, una zona di riposo, diciamo così, dopo aver lavorato tanto. Poi evidentemente ci hai detto che Scirea, mi sembra, ti ha detto forse si può fare. Sì, ripeto, stavo cercando di portare fuori Gotti dai rischi, poi abbiamo visto che poco dopo sono caduti e questo dimostra che purtroppo rischi ce ne sono, quando in finale c'è nervosismo. Poi ho cominciato a vedere che anche altri velocisti ci credevano, dicevo ma tento anch'io. E, dico la verità, mi sono divertito perché ho vissuto una gara con estrema tranquillità, normalmente quando uno deve fare la corsa deve provare a vincere, ho un'altra concentrazione. Mario, sei schizzato via da dietro Leoni, se non sbaglio? Sì, è partito Bartoli, era la ruota di Leoni, probabilmente Leoni mi ha visto e si è impaurito di questa cosa, ha esitato. Come ha visto, il ruggito del Re Leone ha fatto paura. E lui ha esitato, era il momento giusto avendo una buona gamba, perché partire a 250 metri qua su in cima, dopo tutta la salita di 240 km, direi che è ottima. E domani? Ma domani è molto più adatta alle mie caratteristiche. Figuriamoci. No, spero di non pagare lo sforzo di oggi, vedremo. Grazie Cipollini. Ecco, io rivedrei la volata, la rivedrei dall'alto, perché è stato Bartoli a lanciarla, quindi Bartoli che chiaramente sperava, intendeva riconquistare la maglia rosa. Rivediamo la volata
dall'alto e vedrete che è stato proprio Bartoli il primo a lanciare lo sprint. Forse lo ha lanciato troppo da lontano, mentre ricordiamo che il tempo finale di 6 ore e 30 primi, la media 36 e 154 per coprire i 235 km. Ecco, vedete Bartoli sulla sinistra con la maglia Ciclamino di leader della classifica punti, sulla sinistra c'è, era meglio vederla un attimo prima, perché un attimo prima c'era proprio l'attacco di Bartoli, mentre riepiloghiamo l'ordine d'arrivo: Cipollini, Baldato, Edo, spagnolo già vincitore di una tappa, lo svedese Magnusson, che aveva vinto una tappa sia l'anno scorso che 2 anni fa, e Bartoli. Un arrivo che ha visto praticamente tutti i grandi velocisti nello sprint, tenendo presente che ieri erano giunti fuori tempo massimo sia Minali che Blyle Evans. L'importanza dei compagni di squadra, io penso che questo successo Mario lo possa anche dedicare a un corridore come Mario Scirea. Siamo stati proprio, abbiamo visto il momento che Mario Scirea è andato da Cipollini a dirgli: guarda che l'ultima salita non è dura, non tirare, stai a ruota che ci pensiamo noi. Lo ha consigliato Mario Cipollini, si è fatto da parte, si è messo in ruota, sono subentrati loro e Cipollini ha vinto questa volata. Vedete proprio l'importanza dei compagni di squadra, non solo nel tirare ma anche nel consigliare i propri capitani. La volata è stata esemplare, quella di Mario Cipollini. Bartoli è partito un po' troppo presto, c'era Bartoli, poi c'era Leoni, poi c'era Cipollini. 200 metri si è spostato Cipollini e è partito con quella sua progressione. Quando c'ha queste progressioni è quasi impossibile batterlo. Baldato è molto bravo perché c'ha un problema ad un piede, un'infiammazione che non gli permette di stringere molto bene la scarpetta, di non spingere a pieno sui pedali, ciò nonostante è arrivato secondo. E a questo punto io sentirei salutini e poi riproporrei sia la classifica generale, che è rimasta immutata, sia la classifica di tappa. Ma per il momento sentiamo salutini, direttore sportivo felice, ma oltre che di Cipollini vorrei che salutini mi parlasse anche di Gotti e di Savoldelli. Eccoci qua con Salutini. Allora, ci facciamo spiegare, allora, quando è nata questa vittoria, se c'è stata una scelta tattica, ma a un certo punto anche temuto dopo la foratura di Savoldelli. Ma diciamo che l'unico uomo che era rimasto davanti con lui, che era Pavel, cioè ha dovuto aspettare Savoldelli a 5 km. Paternos, infatti, cecoslovacco, e perché gli altri ragazzi mi si erano staccati tutti, quindi non avevo neanche più la squadra per lui. Cioè è stata una sorpresa perché era una tappa durissima e non si pensava che tenesse su una salita così. Invece Mario non finirà mai di stupirci. De Zan vuole avere notizie su Gotti, al di là della vittoria di Cipollini. Ma Gotti sta bene, perché se pensiamo ieri all'infuori di Zulle, il resto sono tutti lì, sia Pantani, Gotti, tutto il resto. È Zulle che se va così è notte per tutti, speriamo che cali un attimo. E di Savoldelli cosa diciamo? Problemi, antibiotici, addirittura un'allergia, però sta lì quinto in classifica generale, non è che diventa l'uomo di punta della Seco. Ma diciamo che Savoldelli fino a 3 giorni fa ha dovuto pigliare gli antibiotici, ora è 2 giorni che sta molto meglio e quindi ieri si pensava che non tenesse quei primi, invece ci è rimasto ugualmente. Sicuramente è sempre un uomo per Gotti, però diciamo che questo giro non finirà mai delle sorprese. Grazie Salutini. Allora ripetiamo immutata la classifica generale, la classifica di oggi: Cipollini, Baldato, Edo, Magnusson, Bartoli, Leoni, Cassani, Svetamine, Kiliev e Piccoli. La tappa di domani è l'ottava della serie, da Matera in Basilicata a Lecce nelle Puglie. 191 chilometri, il via è previsto alle 11.50. C'è un gran premio della montagna di terza categoria a Monte Scaglioso, a quota 352 dopo 16 km di corsa, l'intergiro a Grottaglie dopo 102 km. Tappa sostanzialmente pianeggiante attraverso le Murge e la penisola salentina, quindi un piatto appetitoso per i velocisti. Inquadrato è Fagnini e con questa immagine concludiamo la nostra telecronaca diretta. Linea al processo alla tappa, Claudio Ferretti.